Pigo Sacchi con Rami, capisce che l'annunciato 4-3-3 del Rosenborg si trasferisce molto centrale in questo avvio. Ecco Dugarry e lui laterale, cerca il dribbling Iversen dell'attacco del Rosenborg, ma attenzione a Savicevic, chiede lo buona per lui, è il tempo per girarsi. Dugarry cerca il dribbling, supera, diventa un lancio per Dugarry, protestano i giocatori del Rosenborg per un fallo. No, era un'azione da Albertini in avanti, Dugarry, posizione regolare, contropiede, Dugarry, porta palla, si accentra Dugarry, c'è il recupero, riesce ad uscire dopo il recupero di Stenzos, a terra Dugarry, perso l'attimo, attenzione al Rosenborg, rivediamo intanto il recupero di Yelde su Dugarry, anche in questa 10 gol in campionato per lui, Dugarry, attenzione a Dugarry, Dugarry, stop a seguire Dugarry, e viene anticipato poi come passo, c'è Baggio, Baggio all'indietro, bomba, Dugarry, rete, l'ultimo, 1-1. Comunque il merito, io il gol è di Baggio, il Baggio ha difeso la palla in mezzo all'area, non era facile assolutamente, Dugarry ci vuole, ma ci sono ancora 45 minuti. Il gol di Piacenza, un gol fondamentale per lui dopo il tentativo anche di tenere palla, è qui, poi Baggio è qui decisivo, difende Boban subito, respinge Oftun e Dugarry trova il Milan in parità, una parità che vorrebbe dire qualificamento per il Milan dopo le paure, il pressing che vuole Sacchi, quello che ci aveva abituato lui, adesso vediamo Dugarry contro Pirlo, gran numero di Milan all'attacco ancora con Dugarry, mobilissimo Dugarry, grande trascinatore, va sul fondo, pronto al cross, Dugarry, eccolo, lungo per Panucci, Stenzos su di lui, parti cross, Dugarry! Non c'era lo spazio per poter chiudere. Difficile trovare il varco buono, ci prova Albertini, ancora per Dugarry, chiede l'1-2 con Simone, Dugarry, c'è la deviazione, Jankvall! Vediamo, era stato un bel triangolo, vediamo. E qui ha tentato anticipare, aveva forse il tempo anche... Rimessa laterale, pallone giunge a Dugarry, Dugarry supera Schammelsrud, che torna...